Guardalo lì, guardalo lì. Cioè, incredibile. Eccoci qui, signore e signori, sul video che vi avevo promesso su Alibaba.com, che come sapete è quello che sovrintende AliExpress, cioè Alibaba per grandi professionisti che vogliono comprare grandi quantità di cose, AliExpress per piccoli stronzi che vogliono comprare droni impermeabili che hanno condotto la luce. Detto questo, possiamo partire, guardate, da qualsiasi cosa per dire... Alibaba ci suggerisce i bamboo toothbrush, dovete prenderne minimo 1000, quindi cominciate a fare, ne voglio 250 per un totale di $500, voi vi portate a casa 1000 pezzi da bamboo, a cui potete anche customizzare il logo, cioè rendetevi conto, poi li rifilate questi qua su Amazon, 10 euro l'uno. Handmade in Italy. Ecco, vi ho fatto capire il concetto. Adesso andiamo a cercare le cose divertenti. Ecco, io partirei dalla prima categoria, che si chiama machinery. E qui, appunto, ci sono tutti i macchinari. In effetti, qualsiasi cosa voi possiate immaginare, intere catene produttive di ogni sorta di beveraggio e cibo possono essere acquistate qui. Per dire, questo qua è un Michelin Rub Machines, anzi facciamo così, guardate, ruspe, ed escono i LED bulldozers. Possiamo, per dire, comprare un Cristiano Ronaldo excavator, allora ve lo dico, lui sotto i 2 metri non va. Bellissimo sto video fatto così a mano, cioè incredibile, è pazzesco. Ne sono di tutti i tipi, guardate qui. Se volessi spostarmi su qualcosa di un po' più serio. E infatti, dai, ma chi non conosce il 33.000 kg sani? E non osate rubargli le foto, porco cazzo. E vi fanno vedere, guardate, tutte le linee produttive, tutto... Guarda, questi motori qua hanno proprio il colore dei Caterpillar. Adesso non vorrei dire, ma potrebbero anche essere loro, in effetti. Ecco, come vedete, è un mondo... Adesso, vabbè, questi sono andati a prendere il gelato. Un mondo di professionisti. Quello di Alibaba, cioè non viene qui lo stronzone che vuole comprare il cosettino a radiocomandato, qui viene uno che ha dei lavori seri da fare e lo fa comunque con questa musica nelle orecchie. Questa qui, per dire, è la loro pagina su Alibaba. Ma ci lavorano solo donne, non ho capito. Vi faccio notare che qui sul bancone c'hanno pure 3 gatti tutti agghindati. Cioè, non volete comprare da questi qui, ma cosa stanno facendo con le mani? Ma una roba del genere spedite in Italia, quanto mi costa? Vedete, dovete contattare il supplino, non potete neanche morti prendervelo così. Cioè, al massimo io vi lascio sta roba qui. Ma che spasso! Va che spasso, questo qui è una cosa diversa. Queste sono foto dei clienti soddisfatti. Guardate qua questo qua. Guarda qua. Si è comprato il trattore. È bravo. Vabbè, questa è un'arma di distruzione di massa. Ah, ho capito. Questa qui è una pianta grane. Potrebbe piacerti. Una gru rotante. Che veramente io vorrei comprarvela, però... Bah, mi sa che ripiego su 100 tonnellate di tubi di alluminio. Pazzesco. Potete comprare ogni cosa. Guardate qui. Queste qui, per dire, sono 0,01 centesimi al pezzo. Ditemi solo quanti ne devo buttare dentro. Oh, la pinza amperometrica waterproof. Ma qui c'è stato un problema, comunque. Non so come, ma sono finito sulle tettoie per i parcheggi delle macchine. Mettiamo che ne vogliamo uno grigio. Così. Faccio start order. Ah, cazzarola. Questo qui, esattamente come un AliExpress, quindi interfaccia super user friendly. Abbiamo il riepilogo dell'ordine, il nostro carrello fisicamente, che deve essere enorme per farci entrare 3 tettoie del genere. Ecco, se noi mettiamo un indirizzo qui, che io non ho alcuna intenzione di dargli, non credo che si tiri fuori da un kit in una scatolina di cartone puzzolente. Ah, metti la barra, metti il foglio, metti la barra, metti le viti, metti la barra, metti il foglio, metti la barra, metti le viti. Di tutti i tipi, guardate, single, S, butterfly, M... Hanging con il vetro grigio, il vetro marrone, i diversi colori della lamiera. Immaginate in Italia una cosa del genere, un Amazon che vi rifila delle tettoie così. Questo account qui risale a parecchio tempo addietro, dove appunto ho 2 contact request che non so chi siano. Che cazzo vuole sta qua? So, precisamente questi qui vendono Creative Home, Outdoor, Office Supply, non so veramente che cavolo sia.
Io avevo cercato di acquistare dei Mate S, vi ricordate dei Mate S, che qui costavano una miseria. Perché? Perché ne devi comprare 14.000 pezzi, per forza che costano una miseria. E mi avevano risposto che però potevo anche vendermi, anzi mandarmi un singolo pezzo di prova per vedere il prodotto, e poi io ne compravo un tot. Solo che poi ho preferito non immischiarmi troppo. Guardate, dal 2015, cioè io sono un professionista, posso mettere anche il nome della mia azienda, la Ciospone Safrante 5, official website www.cedrosolar.it. Ma questi qui non sono vostri concorrenti, scusate? Ma come? Ma questo sito esiste? Non voglio lasciarvi così, voglio farvi vedere cazzo quanto poco costava il Mate S. Beh, vi vendono tutti i pezzi di ricambio che volete, ma a quanto pare il telefono non l'ha voluto nessuno. Allora proviamo con qualcosa di un po' più recente. Huawei P30 Pro lo potete avere per $50 al pezzo, a 128 giga. Dov'è la fregatura? Dov'è cassa? Purtroppo possono finirci solo 100.000 pezzi al mese. Ma per me sono delle copie, perché ho capito che devono costare poco, ma Samsung a quanto pare non ce l'hanno, signori. Dovete accontentarvi di Blackview e varie. Comunque hanno dei prezzi quasi onesti da questo punto di vista, solo che i loro telefoni non li comprerei mai. Perché devo contattarmi? Voglio semplicemente un Blackview BV6000 Android 7.0 mobile phone, un Komai Gufone V19 waterproof, cioè ve lo portate a casa, però con minimo 10 pezzi di ordinazione, a solo $76. Cioè, ma voi dove altro lo trovate così poco? Il Gufone Komai vuole rovinarsi. Il Komai 7 inch quad core con processore all winner, che è quasi potente come quello degli smartwatch, a soli $20, però dovete comprargli 20 pezzi. Ma questi qui, cioè, vanno via come il pane, la gente vi salterà addosso pur di comprarveli. Che cessi che vendono. Cioè, questa è proprio una merda, la finta, la plastica, quella lì del Note 3, quella finto pelle, è una cosa veramente disumana. Toh, battiamo una cosa a caso sulla tastiera e proviamo search. Cos'è? La nostra micro SD personalizzata con il logo! Ma avete? Quanti giga? 128 giga. Ci mettete qui lo squalo e loro ve la fanno. Guarda che quei colori, quelli tipo SanDisk, tipo Samsung, proprio. Guarda, queste sono le Samsung per copiare. Ma proprio quest'uomo qui non è un uomo onesto. Lui lo sa che vende facile. Ma questi, ma con che coraggio poi si presentano alle fiere? E voi cosa vendete? Sì, comunque una serie. Guardate qua, il logo, questi qua, palesemente tutte molto similari a quelli già esistenti sul mercato. Casualità. Vabbè signori, ho aperto 11.000 finestre, che ne fa una ogni volta. Se volete altre puntate su Alibaba, cercherò di trovarmi fuori prima qualcosa di interessante, perché vendo di tutte macchine, furgoni, interi stabilimenti, roba gonfiabile, tutto. Per questa volta io vi lascio, perché comunque fa caldo estate, cioè non è che posso stare qui 50 minuti, e ci sentiamo, anzi, scusate, se vediamo alla